Ispirazione quotidiana. Dio ha creato questo mondo e oggi io lo apprezzo. Citazioni di oggi. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Salmo 19, 1. La spiritualità è riconoscere e celebrare che siamo tutti inestricabilmente connessi gli uni agli altri, da un potere più grande di tutti noi, e che il nostro legame con quel potere e con gli altri è fondato sull'amore e sulla compassione. Praticare la spiritualità porta un senso di prospettiva, significato e scopo alle nostre vite. Brené Brown. Ciò in cui ognuno di noi crede dipende da noi. Ma la vita è impossibile senza credere in qualcosa. Kentetsu Takamori. Ispirazione di oggi. Il nostro unico contatto con il mondo è attraverso i nostri cinque sensi. Ognuno di noi reagisce alle impressioni che ci vengono dai sensi in modi diversi. Quando diamo dei giudizi sul mondo e sulle nostre particolari situazioni nel mondo, in realtà stiamo affermando i nostri punti di vista limitati. Siamo gli unici pensatori nei nostri mondi individuali. Solo noi valutiamo le impressioni che ci arrivano. Non importa quali reazioni entrino nella mente del pensatore spirituale. Egli sgombera la mente e vede solo la bontà di Dio nel suo mondo. Questo mondo fa a gara per inculcarci nella mente la peggiore visione possibile. Viviamo sempre sull'orlo dell'abisso. Ogni giorno la tempesta perfetta diventa sempre più perfetta, sempre peggiore. Ogni giorno ci dicono che navighiamo sul Titanic. Ogni giorno ci ripetono continuamente che siamo sempre sull'orlo dell'abisso. Dobbiamo allora adesso affermare la nostra opposizione a questa visione apocalittica, perché il terrore non è la realtà delle cose, ma un'arma che il potere, qualunque tipo di potere, utilizza per non fare altro che riaffermare e consolidare il proprio potere. Ma noi abbiamo il potere più grande di ogni altro potere, il potere di usare la nostra mente. Perciò noi siamo coloro che sono in grado di guarire da questa malattia del mondo e liberarci dalle catene del terrore per spiccare il volo nel cielo del mondo che vogliamo. Non dobbiamo più subire il mondo, ma dobbiamo, perché possiamo, agire nel mondo per liberare noi stessi e il mondo dalla sua prigione di terrore e guarirlo, e liberare e far prosperare anche le persone intorno a noi. Riusciamo a farlo quando manteniamo il nostro pensiero libero dai falsi giudizi che i nostri sensi ci suggeriscono come veri e quando chiudiamo le orecchie a tutti questi inganni di terrore. Ora siamo in grado di affrontare gli aspetti negativi della vita e vedere attraverso di essi il mondo divino fatto da un'unica mente perfetta. Intenzione di oggi. Oggi dedico i miei cinque sensi alla presenza di Dio. Qualunque cosa i sensi mi dicano del mio prossimo o del mio mondo, la metterò in discussione. Vedrò se è in accordo con l'idea di Dio, dell'uomo e del suo mondo. Vedrò se si accorda con un Dio perfetto, come la creazione è perfetta, perché non può essere altro che così, essendo creata da Dio. E vedrò se queste influenze, questi condizionamenti, questi input che mi arrivano sono in accordo,
sul fatto che vivo in un mondo perfetto di ordine e di amore. Mi rifiuto di accettare qualsiasi giudizio sulla base delle false credenze di malattia, mancanza, disarmonia. Queste cose non appartengono a Dio e non possono essere vere oggi nel mio mondo. Affermo che Dio è perfetto, mi ha fatto perfetto e ha fatto di questo mondo un luogo paradisiaco. So che questa è la verità.